E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a recensire lo Spezza Regine, fucile a fusione lineare aggiunto con i Rinnegati e ripreso da Destiny 1. Iniziamo subito con il perk esotico di quest'arma, che gli permette di sparare una scarica d'arco a lungo raggio che acceca i nemici sul colpo. Questo perk di per sé aggiunge semplicemente all'arma, rispetto a un qualsiasi fucile a fusione lineare, il fatto che acciechi i nemici. Se non fosse che la vera abilità di quest'arma è sicuramente il suo aim assist, che è senza dubbio il più alto del gioco. Inoltre questa è una delle poche armi esotiche nel gioco, se non addirittura l'unica, che possiede dei perk da cambiare. Infatti possiamo scegliere tra due mirini, mirino da tiratore e mirino da combattimento. Per quanto riguarda il mirino da combattimento, questo velocizza il tempo di ricarica dello sparo, abbassando però l'impatto e la gittata e aumentando di un po' la maneggevolezza. Il mirino dei tiratori invece duplica l'impatto e aumenta di un po' la gittata, diminuendo però il tempo di ricarica e la maneggevolezza. Inoltre possiamo scegliere tra impugnatura bruciapelo e estrazione celere. Questi ultimi perk alla fine sono soggettivi, quindi nel video ci incentreremo più sul cambio dei mirini. A nostro parere il migliore da utilizzare in PvP è senza dubbio il mirino da combattimento, mentre per il PvE il mirino dei tiratori dà il suo meglio. Ma iniziamo dal PvP. Grazie al suo altissimo aim assist e al mirino da combattente che riduce di tantissimo il tempo di ricarica, con quest'arma sarà veramente impossibile non prendere in testa e quindi shottare. Contro le super, tuttavia, con questo danno diminuito, riusciremo a shottare con un colpo in testa solamente il pistolero, dato che il danno in testa è di 326 e quello al corpo è di 131. Se volessimo quindi avere la capacità di shottare anche le altre super, dovremmo utilizzare il mirino dei tiratori, che però aumenterebbe di molto la velocità di ricarica. Per quanto riguarda il PvE, il primo mirino è sicuramente quello più utile, dato che duplica il danno di base e aumenta anche la gittata. Tuttavia, anche con questo mirino, l'impatto rimane più basso di quello del simulatore o del sussurro del verme. In generale, l'arma ha un rinculo medio-alto, una velocità di ricarica abbastanza alta, un altissimo impatto, soprattutto se con il mirino dei tiratori, un'alta gittata, un caricatore di 5 colpi e una cadenza di 300 colpi al minuto. Per non parlare dell'aim assist, che come abbiamo già detto è il più alto all'interno del gioco. Quindi ragazzi, questo era lo Spezza Regine fucile a fusione lineare aggiunto con i Rinnegati. Io spero come al solito che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul. E la tua luce è mia.